Oggi non vi parleremo di videocamere, droni, gimbal o accessori. Vi mostreremo invece uno strumento che però potrebbe rivelarsi più fondamentale di tutti gli altri. Oggi vi parliamo di Artlist e Artgrid. Tutti voi conoscete sicuramente ormai il famoso servizio di musica royalty free, Artlist. Ci sono molti competitor sul mercato, ma questo è indubbiamente uno dei 3 o 4 più famosi in assoluto. Ed oggi volevamo fare una recensione di questo servizio, dandovi il nostro parere personale. Artlist e Artgrid ci hanno dato la possibilità di utilizzare i loro servizi per qualche mese prima di fare questa recensione, ma non ci hanno mai chiesto di fare un intero video dedicato e non vedranno questo video in anteprima. Quindi tutto ciò che sentirete è la nostra più onesta e sincera opinione. E piccolo spoiler, vi parleremo sia di cosa ci è piaciuto, sia di cosa secondo noi è migliorabile. Ma non dilunghiamoci troppo con questa introduzione e cominciamo. Artlist è per l'appunto un servizio di musiche royalty free. Significa che pagando un abbonamento mensile potremo scaricare varie tracce audio da poter utilizzare nei nostri video senza il minimo problema di copyright. Il primo grande vantaggio di Artlist è il fatto che con l'abbonamento potrete utilizzare le tracce audio sia sui vostri canali YouTube o social che per degli altri eventuali clienti. E questo per sempre. Mi spiego meglio. Una volta che avete fatto l'abbonamento, potrete scaricare fino ad un massimo di 40 tracce musicali al giorno e se assieme alla traccia audio scaricabile sia in MP3 che in WAV, scaricate anche la licenza, potrete utilizzare quella traccia anche tra 1, 2 o 3 anni da oggi senza il minimo problema di copyright. Questo quindi, come potete immaginare, vi permetterebbe di costruirvi una ricca libreria musicale totalmente royalty free senza spendere cifre folli. Inoltre, il sistema di ricerca delle tracce all'interno del sito è fatto bene, quindi potrete andare a cercare le esatte categorie che vi interessano con molta facilità. Qui c'è però la prima cosa che secondo noi potrebbe essere migliorabile. Ci sono competitor che permettono di scaricare le singole tracce audio delle varie parti che compongono la canzone, in modo da andare a ricostruirla in post, togliendo gli eventuali elementi che non ci piacciono. Questo purtroppo su Artlist non è possibile. Cioè, ci sono alcune tracce per cui si può scaricare la versione instrumental e la versione vocal, ma non sarà possibile scaricare, ad esempio, solo la traccia con le chitarre o solo la traccia con le voci. Questo è un problema? No, diciamocelo, non è un problema ovviamente, ma sarebbe stato bello poter avere questa scelta. Prima abbiamo parlato del sistema di ricerca all'interno del sito e abbiamo detto che è fatto bene ed è verissimo, ma potrebbe essere fatto meglio. Cioè, quello che ci è mancato è fondamentalmente una funzione in particolare, un tasto che potremmo chiamare cerca simile. Sarebbe stato interessante, infatti, una volta trovata una traccia audio che ci piace ma che non ci convince al 100%, avere la possibilità di cliccare un tasto per trovare tutte le tracce simili a quella, così da cercarne una con lo stesso mood ma che ci convinca maggiormente. È una grossa mancanza? No, perché tramite i vari filtri è comunque possibile andare a settare la ricerca in modo da ottenere risultati più simili, ma sarebbe stato semplicemente più comodo e più veloce avere già quel pulsante singolo pronto, in modo da risparmiare tempo. Questo significa forse che Artlist non valga i soldi che costa? Assolutamente no. Anzi, la possibilità di avere il copyright scaricato con un PDF per sempre lo rende per noi il miglior sito in assoluto di musiche royalty free, perché questo ci permette con un solo abbonamento di avere musica utilizzabile sia per i nostri clienti che per il nostro canale. Ma passiamo ora a quello che secondo noi è il vero punto di forza di Artlist. Nell'abbonamento più costoso avrete accesso non solo alle tracce musicali, ma anche a tutti i vari sound effects. Esistono dei siti gratuiti di sound effects e li abbiamo usati per anni e sono davvero molto buoni. Il vantaggio di Artlist in questo caso è la perfetta organizzazione della ricerca. Se sulla parte musicale del sito abbiamo avuto modo di muovere qualche critica o qualche consiglio, se volete, sulla parte di sound effects non possiamo dire assolutamente nulla perché sono incredibilmente perfetti. Avrete a disposizione 1000 categorie e parametri per andare a ricercare l'effetto esatto di cui avrete bisogno e ne avrete comunque di moltissime varietà diverse. Anche in questo caso potrete scaricare la licenza e avere i diritti di quel sound effect per sempre e la qualità audio scaricandolo in WAV sarà eccezionale. L'unica, ma davvero l'unica critica che possiamo muovere a questa sezione, cioè a quella dei sound effects, è il limite ancora una volta sul download di massimo 40 tracce audio giornaliere. 40 tracce audio sono tantissime, non lo neghiamo, ma per alcuni progetti più grossi non è così difficile raggiungere quel limite. È vero, basterebbe scaricare 40 tracce un giorno e 40 tracce il giorno successivo,
Ma se il limite di download giornalieri sulla parte musicale è praticamente impossibile da raggiungere, quello per la parte di sound effects può a volte essere un po' un impiccio a livello lavorativo e magari ci sarebbe piaciuto avere questo limite un pochino più alto. È un problema? No, perché come abbiamo detto poco fa, si tratta di organizzarsi. Si scaricano 80 tracce audio in 2 giorni e vanno più che bene. Semplicemente ci sarebbe piaciuto non avere questo limite basso. Questa critica o consiglio ovviamente vale proprio solo per chi usa Artlist per progetti grossi a livello lavorativo, e per grossi intendiamo documentari, cortometraggi e simili. Chiudiamo ora il capitolo musica e spostiamoci su quello video. Se Artlist è un servizio interamente dedicato alla musica, Artgrid è il suo corrispettivo per i video stock. Quando si parla di video stock si entra in un discorso un po' complicato, perché se tutti sappiamo che avere la giusta musica e i giusti sound effects è fondamentale, spesso ci viene da chiederci perché dovremmo utilizzare delle clip stock quando potremmo girarle da soli. Io stesso mi sono posto questa domanda, non lo nascondo. E la risposta è stata una: non sempre vale la pena di pagare un abbonamento per i siti di stock video. Ad un amatore, ad esempio, difficilmente un sito di stock video può tornare davvero utile, a meno che non stia provando a fare dei cortometraggi o progetti personali in cui ha bisogno di clip che non è in grado di realizzare. Ma per tutti gli altri casi sarebbe davvero difficile trovare una giustificazione. Cioè, nessuno andrebbe a utilizzare delle clip stock per il video delle vacanze, ad esempio. Per i professionisti, invece, un sito di stock può far risparmiare davvero tantissimo tempo e denaro. Seppur questo possa sembrare un controsenso, perché pagare un abbonamento è una spesa, è in realtà un investimento. E per spiegarvelo, uso un esempio personale. Qualche tempo fa un cliente mi ha chiesto di realizzare un video emozionale per la sua azienda e voleva che in questo video comparissero animali e gente che sorrideva. Ho così ricontrollato tutte le clip che avevo girato nel corso degli anni e mi sono accorto che qualche clip di animale ce l'avevo, ma di gente che sorrideva e che potevo utilizzare quella clip non ne avevo molte, perché non avevo i diritti per rivendere quelle clip con quelle persone. Così mi sono rivolto ad un sito di stock ed in mezza giornata ho ricercato tutte le clip di cui avevo bisogno e per la serata avevo consegnato il video al cliente. Pensate a quanto tempo ci avrei impiegato in più per organizzare tutte le riprese necessarie, senza contare che avrei dovuto pagare modelli e modelle per comparire nel video. Avrei avuto quindi spese maggiori e ci avrei messo più tempo di quanto effettivamente ci ho messo, facendo quindi pagare molto di più al cliente. Questo ovviamente vale a maggior ragione in un periodo di pandemia come questo, dove organizzare delle riprese può non essere sempre la cosa più facile del mondo. Con un sito di stock, quindi, potreste offrire a un prezzo inferiore al cliente rispetto alla concorrenza e concludere il lavoro molto più velocemente, dandovi quindi più tempo per altri lavori come questi. Spiegato quindi perché può essere utile un sito di stock, parliamo nel dettaglio di Artgrid. Partiamo dal sistema di ricerca delle clip. È fatto davvero benissimo, probabilmente il migliore delle 3 categorie di cui parliamo oggi. Non solo avrete la possibilità di settare tutti i parametri che volete, ma avrete anche il tasto cerca simili di cui abbiamo parlato prima. Il tasto qui in particolare si chiama vedi storia e vi permetterà di accedere a tutte le altre clip registrate dal videomaker in quella determinata occasione con quei determinati modelli o soggetti. Come per le tracce audio, anche qui avrete la possibilità di scaricare le licenze e avere i copyright di quelle clip per sempre, sia per utilizzo personale che per utilizzo lavorativo. E quando scaricate le clip, potrete scegliere di scaricarle in varie risoluzioni e qualità. Questo è un vantaggio per 2 motivi. Il primo è che ovviamente potrete scegliere la qualità in base alle vostre esigenze. Ed il secondo è che se volete montare il video in 6K, ma il vostro computer non lo regge, potrete scaricare sia la versione in 6K che la versione in 1080p e usare quella in 1080p come proxy per quella in 6K, andando quindi ad alleggerire incredibilmente il lavoro del vostro computer. Oltre alle clip di persone, panorami, attività e chi ne ha più ne metta, sono disponibili per il download anche vari effetti video che vi potrebbero tornare utili in diverse situazioni, come questo effetto di glitch o questo effetto di fumo e altre 1000 cose ancora. Ultimo enorme vantaggio di Artgrid è che non ci sono limiti di download, e questo è davvero pazzesco. Se nella sezione audio avevamo il limite di 40 download giornalieri, qui possiamo scaricare quante clip vogliamo ogni giorno e le uniche cose che ci limiteranno sono i giga sui nostri hard disk e la velocità della nostra connessione. Sembra tutto troppo bello per essere vero? Beh, in realtà lo è,
Cioè, è tutto vero. Se proprio vogliamo cercare una pecca, è il fatto che la varietà di clip non è ancora super elevata rispetto ad altri competitor, nel senso che non ci sono ancora moltissimi creators che hanno caricato il proprio materiale su Artclip e quindi la possibilità di scelta può essere inferiore ad altri competitor. Ma la scelta è comunque davvero tanta e per il prezzo che ha e per quello che offre è una spesa che vale assolutamente la pena di sostenere. Ma parliamo appunto di spese. Sembra tutto bellissimo, vero? Ma che costo comporta avere tutti questi strumenti? Beh, in realtà molto meno del previsto. Artlist ha tre diversi pacchetti. Il primo permette il download delle sole tracce musicali e costa $200 l'anno. Il secondo permette il download dei soli effetti audio e costa $150 l'anno. E il terzo, che prevede il download sia di tracce musicali che di sound effects, costa $300 l'anno, risparmiando quindi $50 rispetto all'insieme dei due abbonamenti. Possono sembrare dei prezzi alti, lo so, ma se ci pensate bene, non sono assolutamente costosi. Vi ricordo infatti che queste tracce audio saranno vostre per sempre e che le potrete utilizzare sia per scopi personali che per scopi commerciali con degli eventuali clienti, quindi. In più considerate che altri competitor arrivano a far pagare anche $30 o $40 la singola traccia audio sia per usi commerciali che personali. Quindi Artlist costerebbe l'equivalente di 5 tracce audio scaricate da alcuni competitor. Inutile dirvi quindi quanto Artlist abbia dei prezzi davvero inferiori rispetto alla concorrenza. Quale dei tre pacchetti vi consigliamo? Dipende ovviamente dalle vostre esigenze. Se non avete problemi di budget, il pacchetto che include sia le musiche che i sound effects è incredibile. Ma in caso non possiate permettervelo, allora vi consigliamo di prendere quello da $200 per scaricare le sole tracce musicali. Come abbiamo accennato prima, infatti, esistono anche alcuni siti gratuiti di sound effects che avranno sicuramente una scelta più limitata, ma sono comunque utilizzabili, mentre non esistono siti davvero validi per la musica royalty free ad un costo inferiore di questo. E per Artgrid? Beh, anche qua abbiamo tre pacchetti. Quello base, che costa $300 l'anno, permette il download di clip in H264 e in 1080p. Quello intermedio, che costa $480 l'anno, permette il download di clip fino all'8K in ProRes. E quello avanzato, infine, costa $600 l'anno e permette anche il download di clip in RAW e in LOG. Anche in questo caso i prezzi possono sembrare alti all'inizio, ma sono davvero un'inezia rispetto alla concorrenza. Si pensa che non si ha alcun limite di download e che le licenze delle clip che scaricate non hanno una scadenza. Quale pacchetto consigliamo? Beh, in questo caso secondo noi il pacchetto davvero valido è quello intermedio. Quello che Artgrid chiama pacchetto junior e che permette il download di clip solo in 1080p è un po' troppo limitante. Non tanto per la risoluzione in 1080p, ma perché permette di scaricare clip solo in H264, che è un formato in cui si ha poco spazio di lavorazione in post-produzione. Il pacchetto avanzato di Artgrid invece, che è quello chiamato Pro, è solo per chi è super pro. Io lavoro con una videocamera che registra in RAW e che mi sta riprendendo in questo momento, ma sono moltissimi professionisti che lavorano solo con il ProRes. E quindi onestamente pensiamo che per la maggior parte degli utenti il pacchetto davvero interessante sia quello intermedio, quello che Artgrid chiama Creators. Non avremo le clip in LOG o in RAW, è vero, ma se torniamo nell'ottica di rapidità del lavoro, avere la clip già colorata è un vantaggio. E bisogna dire che nel 99% dei casi hanno già delle color talmente ben fatte che difficilmente si potrebbe andare a migliorarle. $480 l'anno per un professionista non sono niente, anche perché, come abbiamo già detto mille volte, tutti gli abbonamenti garantiscono una validità del copyright a vita. Quindi le clip che scaricate oggi le potrete utilizzare per sempre. Bene, questo video finisce qua. Speriamo come sempre che vi possa essere stato utile e vi ricordiamo di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella se il video vi è piaciuto. Inoltre fateci sapere qui sotto nei commenti che sito di musica e video stock utilizzate voi e quale vi piacerebbe utilizzare. Così magari scopriamo anche noi qualcosa di nuovo che non conoscevamo. Grazie mille per averci seguito ancora una volta. Ci vediamo nel prossimo video.